Poracci, bentornati a questo episodio di Prova, dove proverò a non pronunciare come protagonista il progetto non ancora prodotto provvisoriamente, proposto con nome di Switch. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza l'utilizzo di titoli clickbait e thumbnail con frecce rosse che indicano cose a caso. Oggi parleremo dei nuovi dati di vendita software nel Regno Unito, dei risultati impressionanti ottenuti dal brand Pokémon e di un interessante progetto a tema Super Mario Galaxy, ma non solo. Come al solito, prima di iniziare, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, soprattutto Instagram, dove nell'ultimo periodo, tra storie e post, la situazione si sta facendo parecchio scottante. E non dimenticatevi che c'è anche il gruppo Telegram delle offerte Poracce, dove in questi giorni stanno spuntando fuori un sacco di affaroni. Certo, non ci sono i memini in HD, ma quelli li potete trovare gratuitamente su Ko-fi. Un affarone! Iniziamo con qualche notizia al volo. Ci stiamo sempre più avvicinando all'E3 2021, mancano infatti solo 11 giorni, ed è stata appena annunciata un'importante novità per l'edizione digitale di quest'anno. Infatti, a chiudere la manifestazione il 15 giugno ci sarà una serata di premiazioni pensata per celebrare i titoli più attesi comparsi durante lo show. L'idea di premiare non i migliori titoli dell'anno passato, ma quelli che più hanno saputo stimolare la curiosità del pubblico, ha del potenziale e la giuria sarà composta da redattori dei siti di gaming più importanti al mondo, come IGN, GameSpot e poromichele.com. Insomma, un'idea a mio avviso molto azzeccata, un altro motivo per non perdersi assolutamente quella che si preannuncia come una delle edizioni delle tre più ricche di sempre. E per la serie, meglio non mettersi contro Nintendo, si è concluso il caso giudiziario che voleva contrapposta Nintendo al sito di ROM Universe. L'azienda di Kyoto aveva portato in tribunale il gestore del sito, Matthew Stallman, accusandolo di danni irreparabili scaturiti dalla messa a disposizione sul portale di centinaia di ROM gratuite appartenenti alle proprietà intellettuali di Nintendo. Sebbene Stallman abbia provato a difendersi affermando di non aver infranto alcuna legge, non avendo mai uploadato personalmente alcun contenuto, entrando però in contraddizione con alcune sue precedenti testimonianze, la scelta di aver deciso di guadagnare tramite iscrizioni premium al sito, che permettevano di rimuovere il limite di download giornalieri, non ha giocato a suo favore. Il giudice si è espresso in favore di Nintendo. Se la compagnia chiedeva la bellezza di 15 milioni di dollari per risarcimento danni, Stallman ne dovrà pagare solo 2,1. Beh, poteva andare peggio, o forse no. E torniamo a parlare delle classifiche di vendita europee, perché rispetto alla scorsa settimana ci sono stati degli stravolgimenti radicali. Ci eravamo infatti lasciati con un ottimo debutto di Miitopia al secondo posto nella classifica dei software più venduti in UK, situazione che però si è ribaltata radicalmente. L'atipico JRPG di Nintendo ha visto un drastico calo di vendite, circa il 45%, che lo ha portato ad occupare il penultimo posto della top 10. Il motivo di questo sbalzo netto non è però dovuto esclusivamente al calo di interesse del pubblico nei confronti di questo porting da 3DS, ma più che altro da una mossa di Sony che ha inaugurato i suoi annuali Days of Play, ovvero una campagna di sconti che coinvolge la line-up di tutte le sue console, sia in versione fisica che digitale. Così facendo, la vetta della classifica è stata occupata da Spider-Man Miles Morales, uscito lo scorso novembre insieme a PS5, e il terzo posto da The Last of Us Parte 2, che è ritornato a far parlare di sé anche grazie alla recente patch next gen resa disponibile gratuitamente da Naughty Dog. Con l'atteso Biomutant che debutta al secondo posto e Resident Evil 8 che si tiene saldo in cima confermando l'ottimo feedback del pubblico nei confronti della produzione Capcom, la classifica UK risulta più variegata che mai. Cosa ne pensate, poracci? C'è però un marchio che, qualsiasi cosa accada, non smetterà mai di infrangere i record di vendita. Mi riferisco ovviamente a Pokémon, il brand transmediale più famoso al mondo. Il 2020 è stato infatti l'anno fiscale più remunerativo in assoluto nella storia di The Pokémon Company, e vale la pena fermarsi un attimo ad analizzare questo successo.
Nell'anno del 25esimo anniversario della serie, nonostante non ci siano stati nuovi giochi della serie principale, The Pokémon Company ha registrato dei profitti record, superando i 170 milioni di dollari di guadagni netti. Questo grazie ad alcuni fattori da non sottovalutare. Innanzitutto, l'esplosione del Pokémon Trading Card Game, che grazie al rinnovato interesse da parte degli streamer e di alcuni dei più grandi influencer al mondo, ha vissuto una sorta di seconda giovinezza nell'ultimo anno. Dal lato dei giochi, certo, ci sono state le espansioni di Spada e Scudo che avranno contribuito all'ottimo rendimento, ma ad aver permesso il salto di qualità c'è stato Pokémon Go, che, poracci, è tutto tranne che un gioco morto. L'esperimento in realtà aumentata di Niantic infatti continua a coinvolgere giocatori da tutto il mondo e grazie a un'implementazione sempre più efficace delle microtransazioni, quest'anno ha segnato anche un record delle spese in game da parte degli utenti, che hanno superato il miliardo di dollari. La cosa più assurda è che il prossimo anno potrebbe essere ancora più incredibile di quello appena trascorso. Con i remake di Diamante e Perla previsti per novembre, richiestissimi per anni dalla fanbase, e una novità assoluta come Leggende Pokémon Arceus all'orizzonte, il futuro di Pokémon si prospetta bello radioso. Poracci, cosa ne pensate? Siete contenti di questo successo? Pensate sia meritato? E chiudiamo con quello che forse è uno dei progetti fanmade più interessanti che mi sia capitato di vedere negli ultimi mesi. Se siete rimasti affascinati da Metroid Prime 2D, tenetevi forte perché un piccolo collettivo di programmatori sta portando avanti un'impresa altrettanto titanica: rendere giocabile Super Mario Galaxy su Nintendo DS. Purtroppo, a differenza di quanto visto con Metroid, non abbiamo nessuna demo giocabile, ma solo un canale YouTube dove i quattro talentuosi programmatori che si stanno occupando del progetto condividono i progressi di questa particolare impresa. Già a luglio dello scorso anno, il collettivo aveva saputo attirare l'attenzione su di sé grazie a una reimmaginazione della galassia Mario su Mario apparsa in Galaxy 2, ma è con il video più recente che Galaxy DS ha decisamente fatto intravedere tutto il suo potenziale. Il breve gameplay è basato sulla Hurry-Scurry Galaxy, galassia di EU in italiano, e secondo me riesce a centrare in pieno l'essenza di Galaxy, adattandola all'inconfondibile resa poligonale del DS. Mancano ancora delle rifiniture importanti, come la corretta implementazione degli effetti sonori, ma è dai tempi del fake concept di Mario Belmonte, si parla del 2007, che la community fantastica sulla realizzazione di un qualcosa del genere. La cosa più bella di tutte è che il team ha confermato che la demo gira su hardware al 100% originale, aggiungendo così un tocco di veridicità a questa bellissima operazione nostalgica. Certo, non si tratta di un prodotto ufficiale, ma rimane comunque un sogno che diventa quasi realtà. Speriamo solo che Nintendo non decida di far chiudere tutto quanto con delle minacce legali. Non sarebbe la prima volta. It's sondaggione time! Vi ho chiesto quale sarà secondo voi il nome che verrà dato alla console che ho promesso di non nominare, almeno in questo video. La maggioranza di voi è convinta che Nintendo sceglierà una via tradizionale, riproponendo il New già visto con le revisioni di 3DS e 2DS. Non lo so, poracci, secondo me la casa di Kyoto tenterà una strada differente. E spero proprio scelga di adottare il nome di Super Nintendo Switch, perché sarebbe il paradiso per un retro gamer nostalgico come me. Oltre che un nome super piacevole da pronunciare, non trovate? Peccato che il nome del progetto sia già stato svelato sul mio profilo Instagram, una scelta inaspettata da parte di Nintendo. Cosa? Non mi seguite su Instagram? Ma siete dei poracci! Dai, per stavolta vi perdono, però vi aspetto al prossimo sondaggione, va! E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, ma anche e soprattutto per l'incredibile supporto che mi state dando su ogni video. Sono molto felice di questo perché con le tre alle porte più siamo e più ci sarà da divertirsi. Non mi resta che darvi appuntamento qua sotto nei commenti e anche a domani, al prossimo video. Io sono il Poro Galaxy, Michele DS, ciao! Pro, 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 pro.